Ciao a tutti amici, siamo a Pian d'Alma, vicino a Puntala, zona campeggi. Stiamo per intraprendere il sentiero che ci porterà prima a Calacivette, Calaviolina, Calamartina e poi a Follonica. Seguiteci! Veramente impegnativo questo strappo, sicuramente meglio un mountain bike di una grave. Bonjour! No dai, penso peggio. Guardate che spettacolo! L'isola d'Elba sullo sfondo, vede Puntala, tenuta del rosso, qui sotto Biancalacivette. E questo è l'ingresso per Calacivette, spiaggia spettacolare. Allora, questa vista è spettacolare. Potete vedere Calacivette, che è la prima a sinistra, la spiaggia dei campeggi e là in fondo il porto di Puntala. Siamo a Calaviolina. Per chi non la conosce, chi non c'è mai stato, ve la faccio vedere. Guardate che meraviglia. Altra visione bellissima di Calaviolina. No, 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 no! No! Tutti i sassi che c'erano. Scusami, mi sono piantata. Ho visto. E in prossimità di Calamartina trovate il monumento a Garibaldi. O quando trovate il monumento a Garibaldi siete arrivati a Calamartina. No, non sono mai venuto a Calamartina e quindi guardiamo com'è, almeno qua dall'alto. Piccolina, riservata, pochissima gente, qualche sasso, molti sassi. Oh, acqua limpidissima. Molta privacy. E qui siamo arrivati a Puntone. Qua finisce il sentiero, adesso attraversiamo il paese e prendiamo la ciclabile per Follonica. Nella zona campeggi sono circa 8 km. Il pezzo più duro è all'inizio, vicino a Calacivette, due salite impegnative, il resto è molto scorrevole, si può fare sia con gravel che mountain bike. Il primo pezzo, sì, una mountain bike è meglio, al massimo si spinge come ho fatto io.
Ci siamo fermati da Pepe Nero per il pranzo. Guardate che meraviglia. E adesso attaccherò anche il nostro adesivo. C'è da andare a prendere la roba. Anche con la sinistra. Guardate che meraviglia. Chi l'ha questo? Ok, abbiamo mangiato. Adesso noi torniamo indietro e se ci sono le condizioni faremo volare il drone su Cala Violina. Tornate a Cala Violina, quindi non è ancora finito il nostro viaggio e adesso proviamo a far volare il drone. C'è molto vento, vediamo quello che riusciamo a fare. Ma guardate che spettacolo, la luce che c'è adesso. Andiamo di drone. Metti spo. C'è tantissimo vento. E con questa immagine ventosa di Cala Violina dall'alto vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!